Salve cari amici dal vostro life coach, psicologo Roberto Ausilio. Oggi voglio parlarvi di un'importante scoperta scientifica che finalmente è stato completato l'Atlante del cervello in 3D. Quasi completato perché comprende il 96% del cervello del topo, ma questi poveri topolini li hanno proprio spremuti come limoni. 96%, mentre il precedente era semplicemente la copertura, pensate, del 4%. Questo è stato fatto dal Politecnico Federale di Losanna proprio in questi giorni, novembre 2018, e si chiama Blue Brain Cell Atlas. È un atlante appunto tridimensionale, tu immagina di avere una sorta di Google Maps del cervello del topino in cui tu puoi entrare completamente in ogni singola cellula addirittura del suo cervello. Questa sembra una pura, diciamo, puro edonismo, ma per la scienza è molto importante, perché quando riusciremo ad avere un atlante dettagliato anche del cervello umano, riusciremo anche, da un punto di vista, neuronale, neurocerebrale, a riuscire a intervenire in determinate aree, e questo non farà altro che accrescere la nostra conoscenza del cervello, che è l'organo umano più complesso e allo stesso tempo finora il meno studiato, perché è stato sempre molto complesso, molto difficile riuscire a capirne le funzioni. Non solo, ma anche una mappatura cerebrale comporta tutta una serie di problemi e di interrogativi di ordine anche filosofico che dalla notte dei tempi ci stiamo facendo su quanto la mente può conoscere se stessa. Altro dilemma importante è relativo al riduzionismo. È chiaro che non si può ridurre tutta la nostra attività, diciamo, umana, tutto quello che noi facciamo, i nostri sentimenti, pensieri, emozioni, alla pura e semplice trasmissione elettrica di stimoli nervosi. Eppure ci sono tutta una serie di correlazioni e di collegamenti che ci permettono di capire, per esempio, come intervenire in tutta una serie di malattie importanti, dall'epilessia all'autismo, riuscire a migliorare la vita di tante persone attraverso la medicina e attraverso lo studio del cervello, grazie anche a questi potenti strumenti che stiamo mettendo a punto. E comunque sono serviti 5 anni di duro lavoro per fare il 96% della mappatura del cervellino del topo. Chissà quanto tempo ci vorrà per avere una mappatura completa tridimensionale del cervello dell'essere umano, che è molto 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 più complesso e più articolato. E nonostante queste grandi ricerche, queste grandi scoperte, dobbiamo sempre ricordarci che la cosa importante è che cosa noi ce ne facciamo di queste scoperte scientifiche, se le usiamo per il bene, tra virgolette, o per il male. E l'utilizzo di queste scoperte non è semplice e implica tutta una serie di considerazioni filosofiche, psicologiche e anche spirituali. Perché come diceva Mahatma Gandhi, non permetterò a nessuno di passeggiare nella mia mente con i piedi sporchi. Ciao, buona giornata, buona vita.